hanno chiesto il rispetto degli impegni assunti e sottoscritti in merito alle due strutture di riabilitazione della salute mentale di fondamentale importanza per il territorio del Sassarese, la Gena e le Ginestre di Rizzetto. Sono i lavoratori dell'Opera Gesù Nazareno e della Cooperativa Sociale L1 che, accompagnati dai rappresentanti territoriali di CGL, CISL e UIL Funzione Pubblica, nei giorni scorsi hanno manifestato a Cagliari sotto la sede dell'Assessorato alla Sanità. Ma l'incontro con l'assessore Carlo Doria non ha rassicurato gli animi degli operatori. Per le ginestre è stata disposta la chiusura il 30 giugno, decretando così l'ennesimo taglio di posti letto e posti di lavoro. Per quanto riguarda la Gena, le tariffe sulle prestazioni di riabilitazione recentemente imposte dall'assessorato sono del tutto inadeguate, hanno sottolineato i lavoratori, e comportano ripercussioni sul mantenimento dei livelli occupazionali e sull'assistenza. Non siamo molto soddisfatti perché non abbiamo avuto risposte definitive che stiamo cercando ormai da tempo. Gli incontri sono stati anche una volta interlocutori, anche se alcuni percorsi sono stati individuati. Nelle prossime settimane dobbiamo verificare concretamente quanto per il futuro delle ginestre e per il futuro della Gena si potrà determinare in ordine alla permanenza di queste strutture. Sono strutture davvero importanti per questo territorio, per alcuni versi anche uniche in Sardegna. La Gena ha senz'altro queste caratteristiche. Noi dobbiamo riuscire a convincere l'assessore e tutta la struttura che è necessario fare uno sforzo importante per dare quelle risposte che sono necessarie per far sì che queste strutture permangano nel nostro territorio. La problematica coinvolge in totale circa 140 operatori e 130 pazienti, compresi quelli seguiti dalla cooperativa L1 a Ploaghe.